La situazione è veramente insostenibile. Il nostro è un grido d'allarme, d'aiuto per far capire che sicuramente non possiamo andare avanti così per altri mesi. Ho detto che nella peggiore delle ipotesi possiamo arrivare a maggio e giugno, ma dopo bisognerà vedere veramente cosa fare, perché nessuno di noi osa immaginare un altro Natale senza l'apertura totale e soprattutto la venuta del turismo che ci necessita come bene primordiale per andare avanti. Ma chiediamo anche un aiuto vero e proprio, non ci vergogniamo, non è elemosina, ma soprattutto chiediamo un aiuto per andare avanti. Molti dei nostri colleghi hanno ricevuto delle offerte per vendere i propri negozi. Ci sono alcuni che resistono stremati da questo periodo, però ti torno a ripetere, dipende da quanto durerà. Sicuramente bisogna vedere quanto durerà questa situazione, perché a un certo punto, volendo o nolendo, uno poi sarà costretto a prendere una decisione. Io ho perso 40.000 euro di fatturato rispetto all'anno precedente, mi spettano 2.000 euro, ma è normale dopo un anno e più che siamo chiusi, che rischiamo di fallire, il governo mi manda 2.000 euro, a chi li do? Io non ci pago nemmeno la bolletta di energia elettrica, cioè non funziona bene così, ecco perché siamo alla disperazione. Bisogna fare qualcosa di concreto, se il governo dice ok, facciamo la perdita di fatturato e su quello che io ho perso mi dà il 30%, allora io posso resistere magari. Arriviamo a maggio, giugno proprio stretti stretti, poi dopo non sappiamo più cosa fare, allora non lo so, il governo dove vuole arrivare, che ci vuole vedere, cioè non lo so, dobbiamo fare qualcosa di eclatante. Nei momenti in cui le risorse nostre sono mancate e mancano, è ovvio che io sarò costretto a cederla per forza. Quindi non solo cinesi, ma anche le proposte vengono anche dal nord Italia, vengono proposte anche dall'estero. Si chiede la riapertura anche delle frontiere, perché riaprire soltanto, come la settimana prossima, essendo arancioni, noi riapriamo, però senza turismo. Che trimmara vendere, a chi trimma vendere, a nessuno. Apre le frontiere, lancia un ristoro, fa quello che vuoi, perché la cosa per noi è importante. O vendiamo ai turisti, o ce l'hanno i ristori, o se no non arriviamo a ottobre.